Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochierino in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 60 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, dopo mesi che abbiamo finito di giocare il quarto e penultimo episodio. Infatti è uscito esattamente ieri questo quinto ed ultimo episodio. Ovviamente ragazzi, avendo la precedenza temporale, sto continuando adesso Life is Strange 2, per cui diciamo che metto un attimino da parte le due serie che sto portando attualmente, per poi riprenderle non appena ovviamente finirò Life is Strange. Purtroppo l'ultima volta ragazzi che abbiamo giocato a questo gioco avevo espresso il mio disappunto, diciamo così, e il mio poco entusiasmo riguardo questo gioco, per cui non ci resta che giocare quest'ultimo episodio sperando insomma in qualcosa che possa un minimo stupirci. Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Ovviamente adesso ci faranno un riassunto, ci ricordiamo che l'ultima volta ragazzi era successo un mezzo casino perché Daniel si era ficcato all'interno di una setta e insomma abbiamo provato a tirarlo fuori, alla fine di tutto siamo riusciti a tirarlo fuori dopo una situazione anche abbastanza diciamo ridicola, tra virgolette, tra molte virgolette, passatemi il termine. Per cui ascoltiamo questo riassunto. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They decided to head south to the distant land of their ancestors. But the journey was long and dangerous. Still, the wolf brothers made new friends on the way. They learned more about the world, but danger seemed to always follow them after a bad accident. They were separated. The big brother had been hurt, and the hunters finally captured him. They put him in a cage, but when he finally escaped, he went to search for his little brother. He soon found out that the little wolf had joined a coyote cult, and he would not leave them. Suddenly, their mother showed up after all that time. She said she came to help rescue him. They begged the coyote leader, but she would not release the little wolf. He was their idol. So they had to knock her out to escape. The wolf brothers, now reunited, followed their rogue mother far into the desert to her hideaway. Ok, questa infatti era l'ultima cosa insomma che abbiamo visto. E a questo punto delle cose mi chiedo sempre dove andremo a parare da questo momento in avanti. Sette settimane dopo, ok. Wake up, Sean.
Dude, come on. What? What time is it? Get up. It's so beautiful. Check it out. So? Yeah, okay. Good call. Wow. That's amazing. I know. And Bessie. Is your eye okay? Yeah. It just itches. It's okay, Nana. I promise. Yeah. Okay. I love you. No matter what happens. You hear me? Yeah. I love you too. Questo la madre dov'è? Diaz Brothers. Always. So, are you still having those bad dreams? You know, about Lisbeth? Yeah. Sometimes I feel like she's around. Coming after me. It's scary. È lei che deve avere paura. Dude, I bet she's having nightmares about you. Yeah, but she's still out there. Somewhere. Creeps me out. Lo so, figlio mio, che ci possiamo fare? Siamo insieme. Listen, we're far away from her. Okay, we're together again. Safe. Hope so. Sean, are we criminals now? Ma perché? No. Non credo, no. No way. We did exactly what we had to. If the cops catch us, we'll be judged for what we did. That's for sure. Yeah. I know. Well, we're almost at the border. Finally. I like it here, but we'll have to leave soon. I know. I'm sorry, Inanna. Sean, I know it's been a long time. Can you tell me the rest of the wolf story? Sì, certo. Oh. Yeah. I can tell you. Been forever since we left off. Way too long. Let's see. Oh, yeah. Okay. So, thanks to their mama wolf, the Wolf Brothers barely escaped from the coyote cult. She led them to her secret lair, deep in the Red Desert. The Wolf Brothers rested for a while, but at some point, they'd have to continue their journey south. They were closer than ever to their father's land, but between them and their destination lied a mighty fire unicorn. But she's nice, so they become friends. Excuse me, who's telling the story? You are, but it's my story too, right? Sì, hai ragione, dai, te la faccio passare solo per stavolta però, eh. Yeah, that's true.
Okay, then. So what happens next? They arrive in Mexico, but the country is rampaged by goblins. Together, the wolves and the unicorn manage to slay them and become heroes. The police forgives them, and all their friends come to Mexico to celebrate. Yeah. Sounds pretty good, Enano. Molto fantasiosa. Let's pack this shit up and head back to town. Coi goblin e tutto il resto. Gotta clean up our stuff before we leave. Benissimo, ma io ancora mi sto chiedendo, dov'è nostra madre? Ah, dov'è? So incredible to see all those stars and planets up close. It's like we're right there. Bene, mettiamolo via. I hope we can go watch the stars again. Mom said there's a moon eclipse coming up soon. I'm in. This place is cool. I could just move here. Ok, vabbè, probabilmente hey, sono con I la mamma. Hey, I can help. Just tell me what you want to put in there. You are the man. God damn. That food was amazing. Probabilmente sono con la mamma, magari. My back hurts a little. I'm glad we're sleeping in our bed tonight. Ah, ok. Ok, allora sono dalla madre. Ok, intanto mettiamo via questo. I swear Dad had that same book in the garage. Yeah, I think he did. Why did he never show it to us? Maybe it reminded him of Mom too much. Oh. Yeah, right. Ok, allora che cosa gli facciamo mettere via? La torcia? Boh, activate flashlight. On the way. Eccola lì. Bene, vabbè, ormai padroneggia il suo potere come se fosse nulla, ragazzi. Let's clean up this mess. Not if it cleans up by itself. Stop. Dai. Daniel. Can't catch it, huh? No shit. Now cut it out. Jeez. You're no fun. Vabbè, dai, su. Oh, dammi pure quello, non Yo, lasciamo qui Captain spazzatura, Cam, eh. Can you take these away? Sure. And no funny business. Of course not. Perfect formation. Che manca, ragazzi? Vediamo un po'. Mettiamo via anche... Io direi di disegnare. Che dite, ragazzi? Visto che siamo in un così bel posto. Approfittiamone, no? Oh, sketching time. Good idea. Sì. Benissimo. Vediamo un po'. I'm glad you can still draw after. You know. Vabbè, faccio un po' più fatica, però, dai. But if I can see it in my mind, I can still sketch it. Ci possiamo fare anything. L'abitudine, dai. Ok. That's so cool. Più o meno, dopo. I don't want you to stop trying. Ever. No. Benissimo. Thanks, man. This is so cool. Ancora più dettagli, forza così. Ma che bello. Hey, can you draw me as a superhero? Like striking a pose over the camera. Cazzuto. I can try. Proviamoci, dai. Continuiamo ad osservare e poi ci inseriamo più dettagli. This power is so cool. Eccolo I lì. Love tie-dye and stuff now. Eccolo lì. Voilà. Ta-da. Finished. Let me check it out. Jeez. Do I really look that evil? He looks more like a supervillain. Ma no, dai. Va bene, come non detto, mettiamolo via. Visto che abbiamo fatto anche il nostro bel disegnino. E non vedo l'ora di vedere come se la passano well, con la madre, ragazzi. Let's hit the trail, cowboy. Benissimo. Andiamo, Daniel. Andiamo. Oh. What are you doing? Non farlo. What the fuck, dude? Don't do that. What's wrong? Stop messing with it, man. Yeah, you're right. Sorry, non lanciarlo, eh. Don't get eaten by eagles. Do eagles eat scorpions? No idea. Cool. Let's go.
Per quanto mi faccia schifo uno scorpione, ragazzi, non è giusto comunque. Per cui direi che possiamo anche andare via. Il tuo sacco a pelo dove lo sto portando io in spawn? Vabbè, dai. Magari una prossima volta. Però abbiamo visto la Via Lattea, no? Hey, we saw the Milky Way, dude. How cool is that? Ma sì. Yeah, that's true. And Mars. That was so cool. Arthur and Stanley let us use the telescope. Yeah. Chi sono Arthur and Stanley? These guys are real cool. Chi sono? Chi sono? Saranno dei nuovi conoscenti, amici della madre? Boh. Lo scopriremo presto, penso, ragazzi, eh. Think Joanne will let me help her with her sculpture when we get back? Hell yeah. You're like the magic assistant. It's nice to be able to use my power out here. Yeah. Not hide it. Yeah. Karen was right. They're all cool with it. Okay, saranno tutti... Mom doesn't say much about my power. Conoscenti. Why do you think? È confusa, magari. She's... confused. Like, what do you mean? She's my mom. Lo so, well, ma... you know, I mean, she hasn't seen you for years. Not sure she can deal with all of this at the same time. Huh. Immagina come si può sentire, no? It must be no? weird for her. Beh, un po' Looks sì. like a job for our local super psychic boy. Benissimo, spostiamoci un I po'. Hear you. Dai, li sposti, Daniel, che dici? Come si, ci siamo arrivati qui, se c'erano sti massi prima. So, maybe you can help us get out of here? I'll try. Step back. Be super careful. Caspiterina, ragazzo. I hope it's okay. Benissimo, benissimo. Fin quando non lo usi contro di noi, va benissimo, guarda. Ok. Tutte queste persone che hanno nominato magari sono amiche della mamma. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente, se no dove le hanno conosciute? Vedo diversi camper, casette. Go for it. Okay. I have to bring back the telescope to Stanley and Arthur. Sì, sono vicini, diciamo, se loro vivono, se la mamma vive lì, sono Want tipo to vicini. Town for weekly supplies. Some pancakes left in the kitchen. Back soon. Dove l'hai messo il telescopio? Daniel, you copy? Yes, I read you. 10-4. I have a pancake alert in the kitchen. Repeat. Pancake alert. Oh, man. Sorry. I was gonna eat with Joanne. Over and out. 10-4. No flying pancakes today. Okay. D'accordo. Allora iniziamo a guardarci un po' intorno, ragazzi. It's nice to play games with Daniel again. Karen likes to join us, too. Oh. Bene, buona sapersi. Still can't believe she's kept it. Vediamo un po'. Questa, ok, è la roulotte di Karen, quindi vivono qua. Wow. Karen did help us a lot since she found me and Daniel.
Better late than never. Ma sì, dai, prova a pensarla così. Prendi la chiavetta USB, poesie, lettera, madonna quante cose. Oh! Datemi un attimo. I hope Karen sends this to Claire and Steven. Ad attraversarla ancora una volta. Vi voglio bene, vostra figlia. Ok, non male. Quindi comunque sta cercando un minimo di riallacciare un rapporto con i suoi genitori e non so. Ok, qua dentro c'è il mio zaino. Cioè, qua dentro ci sono le mie cose, semmai le poesie. She's really good at rewriting her own life. This one's pretty intense. Ok, scrive poesie. A me sinceramente non piace, però vabbè. Vabbè, niente di che. Karen has been camping in her own house since we arrived. Vabbè, mi pare ovvio da un lato, nel senso che da voi il letto. Karen was desperate for a job. Or she loved working with kids. Ok, sarà stata tipo, si è detto che piaceva lavorare con i bambini o un'animatrice o chissà cosa. Karen doesn't even like to leave this place just to go shopping. Ok, è andata a fare la spesa della settimana, questo l'abbiamo già letto. Karen must have been so excited to finally hit New York. Solite poesie, niente di che. Qua ci sono due foto, guardiamole entrambe. Karen looks so young and fragile on this picture. Maggie e Karen. Estate 11. L'altra foto invece. Looks like they all finally found their home. Oh, che sono tutti vicini? Ma può essere. Vediamo che altro abbiamo qui. Candeline. Daniel's Big Ten late birthday party. Oh. Made him feel so happy. Vabbè, dai, meglio tardi che mai. Qua ci sono i pancake. Guardiamo prima altre cose. I'm so glad Jacob and his sister are doing okay. Ok, per cui Jacob è a posto. A me sarà lì, mancano i nostri genitori, ma non siamo ancora pronti a dirgli dove siamo. Ci penseremo più avanti. Con i soldi che mi hai dato ho potuto pagare un mese di affitto anticipato per una camera in una piccola cittadina costiera. A Sarah lì piace un sacco, sta molto meglio grazie agli antibiotici, va tutta la grande. Mia sorella è la cosa più importante per me, proprio come tuo fratello. Siete fortunati ad esserci l'uno per l'altro ed è stata una vera benedizione incontrarvi. Sto cercando di rintracciare i ragazzi di Humboldt, ti terrò aggiornato. Spero che stiano bene dopo quella notte alla piantagione. Ci meritiamo tutti una pausa e un futuro migliore. Vabbè, benissimo, Jacob è a posto. Grazie ai nostri soldi comunque ha potuto comprare le cure per la sua sorellina, pagarsi l'affitto. Dai, non male, non male. Allora, qua c'è la medicina per l'occhio, il reggipetto di Karen. It feels kind of awkward to be here. E vabbè, dai, è tua mamma, però giustamente non ci ha vissuto per tanti anni, magari gli fa un po' strano. Allora, la medicina per l'occhio invece. Gotta keep my eye lube handy. Glad I don't need it as much. Sì, però se ti prude, pinza per serpenti. What? Wish Karen didn't tell me she got a rattlesnake out of the toilet last week. Bello, fantastico proprio, saperlo. Allora, qua c'è un computer Karen portatile. Letting us invade her space. After all these years, that's something. Dicevo, qua c'è un computer portatile e nel nostro zaino c'è una chiavetta USB. Dad was an absolute fan of this movie. Siamo curiosi di sapere cosa c'è in quella chiavetta USB. Direi di sì, vediamo un po', prendiamola. Ecco qua. Usa la chiavetta USB. I totally forgot about that key. Whoa. I should have gone through that flash drive weeks ago. Ma era sua, non mi ricordo, ragazzi. Compiti, film, disegni, altra roba, foto.
What? Hey, Dad. Oh. Lila always knew how to crack me up. Che tristezza, che tristezza! Ma possiamo selezionare qualcos'altro? Non so, qualche documento, qualcosa, roba... a quanto pare no, l'unico... Vabbè, come non detto, mi sembra strano che possiamo controllare solo questo, però fa niente. Had no clue there was a network of seed pirates. Karen's a real life hacker. Karen takes on some small pieceworks for a living. Ok. Must pay better than poetry. Beh, probabilmente sì. Grazie per il tuo ultimo articolo, abbiamo ricevuto un bel po' di risposte. Buono, 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 dai. Invece le mie schede... Brody's so good at describing painful situations. Ah! And seeing the good into it. Il nostro amico, Brody Holloway. Oh. Yeah, I ghosted her. But so glad to see Lila's back. Oh. Ovviamente, ragazzi. Insomma, la vita va avanti, no? Quindi per quanto lei sia stata triste. Lettera dei vagabondi, che? Glad they're back on track. Ah! I'll always have a crew out there. Ok, ok, sì, 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 gli amici della piantagione, perfetto, va bene. Ci ho passato la tua casella postale, non riuscire a nasconderti da noi, stronzetto. Va bene, dai, guardiamo il letto. So good to have a home. Mm-hmm. Again. Ma sì, mi pare ovvio, dopo and aver real bed. Dormito in mezzo al nulla. Vabbè, dai, mangiamoci sti pancakes. One thing Claire and Karen have in common. Their love for pancakes. Buono? Buonissimo! Tutto sto casino per mangiartene uno solo. Va bene, possiamo uscire, possiamo fare qualche altra cosa. Cose di Daniel. Perché sono qua buttate? Perché? Nice mess. Daniel will never change. E vabbè, dai, è fatto così. Lo amiamo così com'è, no? Piantine. Daniel, possiamo contattarlo, dai, che figata. Come in. You copy out there? Over. 10-4. Told you I'm with Joanne. So, come on over. Ok, vabbè, qua non possiamo interagire fin quando non siamo con Daniel. Mi chiedo quale di queste roulotte sia di Joanne. Un roulotte di David. Arthur and Stanley probably want their telescope back. Certo, Arthur e Stanley. Eccola qua, perfetto. Vivono qui, visto che ci stiamo passando davanti. Morning, Sean. Buongiorno, ragazzi. Come butta? Tutto bene? Hey, what's up? Morning, Sean. Join us. Have a seat. Hey, just in time for our special desert brew. And dust free. Thanks. So much. Sean, it's too early to be so awake. No kidding. Hey, how was your sleepover in the canyon? Amazing. We watched the sunrise. Daniel loved it too. That's my favorite view out here. It's like ancient times. But it never gets old. Unlike us, darling. That canyon'll be here long after we're gone. Hope you looked up. We did. Thanks for hooking us up. Anytime. Even my daughter Becky loves to stargaze when she visits us. That's the only way to get Arthur to camp now. Becky is the real astronomer in the family. Wonder where she got this. From her mom, probably. Hope you guys get to meet Becky. Viene a trovarvi spesso? Does she come visiting often? Not as much as I'd want. Can't really blame her. But you know, well, some parts of the year this place is full of friends and family. Christmas, for example. Ma sì. Non vi annoiate mai? So, don't you ever get bored? Being out here is a big change. We do sometimes. We're in a desert. Oh, I miss the parks, cafes, shopping, but this place is something else.
And we feel safe out here. Mm-hmm. If you could have seen me as a family man a few years ago, I had everything but nothing. Now I have nothing but everything. Mm. Punti di vista, thanks to this one. After we got together, we both had serious breakdowns. Then we got the hell out of the Bay Area. For the better. I hear that. I'm just so fucking tired of running. I hope me and Daniel find our own away. You will. People come here to reset their life, become the person they wanna be, or used to be. You're smart. You'll figure out your next direction. Right, Gramps? Speak for yourself, Grandpa. My body might be 59, but I'm 25. Uh-huh. I'll remember that on the next hike. I'm gonna see what Daniel's up to. Thanks for the desert, Brew. These two remind me of Claire and Steven. In a weird, hippie version. Bene, dove sarà mai... Hey, Sean! What were you doing at Arthur and Stanley's place? You're a little too young to be stalking me, dude. You know what? I saw them kissing the other day. Kinda weird. Sei proprio un ficcanaso, no? What the fuck? You are a stalker. Knock it off. What? Just because I notice things doesn't mean I'm a stalker. But hey, artist, come by Joanne's place. Sì, sto arrivando giusto qui davanti a me, se la smettessi di... Ah, siete proprio qua invece, guarda. Stiamo parlando qui col walkie-talkie ed ero già qui. What's up, Joanne? See for yourself. Buongiorno. Hey, check this out. Okay, Daniel, let's take a little break. Got it. That child is something special. Yeah, I hear this one a lot. Don't worry. Yeah, I bet. But you have your own talent, Sean. I'm dead serious. Oh. Beh, ho molto da imparare. Talent? Thanks. But I still have a lot to learn. Of course you do. Only dumbasses think they know everything. It's okay to not know stuff. Don't worry so much about the outcome. An artist has to take a leap of faith about every other week. Hai sempre voluto essere un artista? Did you always want to be an artist? Good grief, no. I tried very hard not to be one. Till I realized it was useless. Listen, if you want to be an artist, you will be. It's not always easy. But in the end, it's pretty fucking cool. Speaking of, do you mind giving me a hand here? Oh, okay. I don't know if I can. Yes, you can. I just need your input. Okay? D'accordo. Okay. Sure. Why not? Ah, there you go. Now, go stand over there. Daniel, you ready to start again? Oh, yes. Hold on. So, for my next trick, I'd love to see if you can connect these three pieces. I've made a model of what I have in mind here, but go ahead and be the artist. And we don't need a crane to lift this stuff. Daniel can snap these together like block toys. Hell yeah. Let's do this. D'accordo. Quindi il modellino è questo qua. Allora, testa di metallo, braccio di metallo. Allora, c'è la palla sotto di regola. Poi la testa, insomma, vabbè, le braccia, quello che è. Per cui... Direi di aggiungere la palla. Insomma, teniamo fede a quello che è. Slam dunk the earth ball onto the base. Ha fatto Joan. Be careful, Daniel. Don't want you to get hurt. Voilà. Oh, you should totally do like the model. But with the spider on top. Ah, ok, dai, facciamo come ha detto lui. Aggiungiamo la palla.
Now, let's move Mr. Pancake's head onto the pedestal. Sweet! E ci mettiamo le braccia sopra, sì. See where you're going with this. Aggiungiamo now le braccia di ragno. Let's throw on that spider. You got it. Perché no, dai, potrebbe starci. Che ve ne pare? Feel like we're almost done. Well, I think this is it. Looks good to me. Only if the muse approves. Oh yeah, it's super cool. Thanks for listening to me, Sean. It's exactly what I wanted. You did a great job, Inanna. Well, Sean, Daniel, I think art might be in your family DNA. There's no escape. I think we're done for the day. Thank you so much for your help. Dai, simpatico. Okay. That was fun. Ma sì. Joanne is so chill about her art. That's what makes her talented. Ok, adesso ci si siede sulla sedia, continuerà a guardare la scultura. It's kind of like this. Yeah, e direi, ragazzi, che mi ha appena salvato la partita, per cui riprenderemo da qui la prossima volta. Ancora mi chiedo dove diavolo andremo a parare. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!